Benvenuti amici di Android Blog a questa nuova recensione in ambito tablet, parliamo infatti di LG G-Pad 8.3. Ma andiamo subito a vedere che cosa contiene la confezione. Oltre al tablet abbiamo il cavo dati USB, micro USB, la manualistica rapida, il caricabatterie da 1,8 A con plug USB piuttosto veloce nella ricarica. Andiamo a vedere come le caratteristiche hardware siano decisamente di buon livello di questo tablet. Abbiamo infatti un processore Qualcomm Snapdragon 600 da 1.7 GHz quad core, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile con la micro SD, cosa decisamente fondamentale su un tablet secondo me. Il display è un'unità da 8.3 pollici Full HD 1920x1200 pixel con densità di pixel pari a 273 ppi. Abbiamo una doppia fotocamera da 1.3 megapixel all'anteriore e 5 megapixel al posteriore con autofocus ma senza flash LED. Inoltre abbiamo una batteria da 4600 mAh che permette di coprire agevolmente la giornata di uso casalingo, ma che comunque non permette di arrivare a più di 5 ore di display acceso con uso misto. Quindi un'autonomia non un pochino inferiore alla media dei tablet. Abbiamo inoltre il sensore infrarossi che fa da telecomando, alcune implementazioni di LG come il doppio tap per sbloccare lo schermo e l'applicazione Qpair che permette di ricevere sul tablet le notifiche di un smartphone adesso abbinato che permette di rispondere direttamente dal tablet. Inoltre un doppio altoparlante stereo. Ma andiamolo subito a vedere il tablet e parliamo di dimensioni. Abbiamo infatti una dimensione di 126,5 x 216,8 x 8.3 mm di spessore, lato destro con bilanciere del volume e tasto per accensione e spegnimento blocco sblocco, lato superiore con il jack delle cuffie e appunto il sensore infrarossi, lato inferiore con la presa micro USB e il microfono messo in una posizione un po' scomoda, perché quando noi andiamo a impugnare il tablet in questo modo per fare un'eventuale ripresa lo andiamo a coprire con la mano. Lato sinistro pulito, posteriormente stavo dicendo finitura ottima, finitura di alluminio con doppio altoparlante stereo, la camera posteriore, la camera anteriore e i vari sensori. Abbiamo inoltre una pellicola preapplicata di fabbrica che permette comunque di essere utilizzata normalmente sul tablet. Noi non l'abbiamo rimossa perché il tablet ci è stato imprestato. Entriamo quindi col doppio tap a sbloccare lo schermo e andiamo nella nostro utente e andiamo subito a vedere questo display. Il display è molto bello, molto luminoso, si legge bene alla luce del sole, la luminosità non è neanche al massimo, ecco, così al massimo. Vediamo se si riesce benissimo e andiamo a vedere come riproduce i colori questo display grazie a questa applicazione, che però ci fa un attimino attendere qualche secondo per poter essere avviata. Benissimo, ci siamo. Oltre alle informazioni sul display andiamo a visualizzare la gamma cromatica. Aumentiamo la luminosità e vediamo come i colori siano comunque ben riprodotti e non ci siano bande orizzontali nel passaggio tra uno e l'altro, e anche gli angoli di visione sono decisamente buoni. I neri sono da IPS, sono decenti. Abbiamo notato un pochino di luci spurie sugli angoli in momenti di istanze molto buie, anzi completamente buie. Ma andiamo a vedere, tornando all'applicazione di prima, alcune fotografie che ci fanno avere un'idea di come questo display riproduca poi i contenuti multimediali, visto che poi un tablet a questo serve. Vedete le varie dominanti di colori e vedete come i pixel si vedano avvicinando molto molto il display alla telecamera. E quindi display decisamente promosso, anche se non è un retina, sicuramente permette comunque di godere appieno di ogni nostro contenuto. E andiamo a vedere adesso le implementazioni LG, di cui abbiamo già parlato, e la versione del software. Andiamo quindi nelle impostazioni, nelle informazioni sul tablet e nelle informazioni sul software. Abbiamo la versione di Android 4.2.2 e sembra che LG aggiornerà presto alla 4.4. Le altre applicazioni preinstallate sono ad esempio una di backup che si chiama LG Backup e
un centro aggiornamenti e poco altro. Comunque, applicazioni decisamente utili. Andiamo a vedere poi quello che è l'uso principale di un tablet, quindi la navigazione web. Abbiamo di serie sia il browser stock di Android che Chrome. Apriamo il browser stock, andiamo su Android blog. Benissimo, l'abbiamo ricercato con Google, che questo ci fa vedere come sia presente, come tutti gli Android, una modalità desktop. Il sito si apre abbastanza velocemente e anche in fase di caricamento tutte le operazioni sono abbastanza fluide. Forse esistono browser più fluidi, ma comunque sia, questo non vuol dire che non si riesca ad utilizzare giornalmente, anzi, è abbastanza veloce, non c'è il doppio tap per impaginare. Andiamo a vedere su un sito anche forse più pesante, quello del Corriere, che si aprirà in mobile perché ho cliccato su mobile. Vediamo di riuscire a farglielo aprire in modalità desktop. Non ce la facciamo, proviamo un ricarico. Niente da fare. Ricerchiamo il Corriere direttamente dal Google. Intanto potete vedere come siano implementate le varie funzioni e come reagisca ai comandi che noi diamo. E adesso siamo riusciti a farlo aprire, anche qui nessun problema di sorta, quindi direi un browser decisamente più che sufficiente. Usciamo, andiamo a vedere le email, la gestione delle email, altro uso del tablet. Il client mail di LG precedente alla versione di Android 4.4 è decisamente buono. Apriamo un'email in HTML, ad esempio. Questa qua, adesso si sta aggiornando, quindi mi fa scalare tutte le email e mi rende la vita difficile. Eccoci. No. Ok, ce l'abbiamo fatta. E questa è un'email in HTML. Vedete il pinch out che permette di vedere tutta l'email sullo schermo di un tablet. Per quanto su un tablet sia meno importante che su uno smartphone, è comunque un'implementazione decisamente interessante da parte di LG. Andiamo a rispondere a questa email per vedere la tastiera, anche se fondamentalmente l'avete già vista quando ho usato il browser. Il tastiere, che come avete già potuto notare, si può sdoppiare a questa maniera o tenere intera a questa maniera. Ecco, tastiera sempre reattiva, molto personalizzabile e con i numeri in prima funzione, quindi promossa anche la tastiera, direi. Il software gira generalmente bene, anche se ogni tanto in uscita da applicazioni pesanti abbiamo qualche piccolo ricarico dalla home. Andiamo a vedere adesso una parte un po' secondaria su un tablet, cioè quella multimediale. Apriamo il software della fotocamera, vi faccio vedere subito le impostazioni della fotocamera, che sono queste qua, e le modalità della fotocamera. In questo caso eravamo nei video, vediamo quelle della fotocamera, che sono queste, un po' di più ovviamente, e i modi di scatto della fotocamera. Tante le impostazioni, ma il sensore è un sensore da tablet, quindi non molto performante. La qualità aumenta con la qualità di luce, comunque sufficiente. Proviamo a scattare una foto al nostro androidino, che si mimetizza anche con lo sfondo. Scatto abbastanza veloce, ma andiamo a vedere i risultati di cui parlavo prima. Questa è la foto che abbiamo appena scattato, questo è un video, queste sono altre foto in macro. Ecco, questa è una foto all'interno con poca luce. Come vedete, quello che vi dicevo, è notevole il rumore video. Questa è in esterno e come vedete migliora. Questa è una macro in un giorno con poca luce e anche qui direi che siamo sufficienti. I video, anche qua, a parte il piccolo problema della posizione del microfono, sono
sulla sufficienza e vengono girati in Full HD. Troverete nella recensione anche il demo del video girato da questo tablet. Adesso che abbiamo visto la fotocamera, andiamo a vedere come vengono fruiti i contenuti multimediali. Apriamo quindi un video, prendiamo questo che è in Full HD e che permette di apprezzare il display. Guardate. Come davvero sia bella sia la riproduzione dei colori, ma anche dell'audio. Alziamo un attimo. Ok. E vi dico anche che questo tablet riproduce praticamente tutti i formati. Voi avete visto un Full HD MP4, ma riproduce anche gli MKV e i DVX senza il minimo problema. Dopo i filmati passiamo alla musica. Musica che vi faccio vedere come viene riprodotta da una chiavetta. Abbiamo infatti l'USB on the go che andiamo a utilizzare. Si apre un menu apposito che ci fa vedere tutto quello che possiamo fare con la nostra chiavetta. Noi apriamo il file manager, scusate se lo tengo un po' storto, ma picchio nel cavalletto della fotocamera. Apriamo archivio USB e riproduciamo una canzone con il lettore musicale di serie, direi. Ok, rimuoviamo la cavetta andando a tappare sulla tendina delle notifiche dove dice memoria USB, tanto potete vedere anche come è implementata la tendina delle notifiche con le applicazioni flottanti ormai famose di LG. Rimuoviamo la chiavetta, tanto ho cliccato su qualsiasi cosa possibile. Adesso passiamo a un altro ambito fondamentale su un tablet, l'ambito gaming. Andiamo a vedere come gira un gioco pesante come Real Racing. Tanto vedete di nuovo la bellezza del display. E, come gira Real Racing su questo Snapdragon 600. Tempi di caricamento. Direi abbastanza nella norma, ricordiamo che c'erano un po' di applicazioni aperte, quindi dovrà riorganizzare un attimo anche la memoria. Ma partiamo, ecco già il filmato iniziale. Ok, abbassiamo un attimo il volume, se no non ci sentiamo. E proviamo una gara. Ok, tocca per continuare. Ok. Dobbiamo acquistare un'auto, lo facciamo subito. E via in gara. Stiamo notando anche i tempi di ricaricamento relativamente ridotti. E partiamo. Vedete già da subito qualche micro scatto nella gestione dei poligoni, un po' di fatica, ma poi si riprende subito, senza problemi. Usciamo. Così, e avete visto il ricarico della home di cui vi parlavo prima. È giunto quindi il momento di trarre le conclusioni su questo LG G-Pad 8.3, tablet che parte di listino da 299 € ma che si trova online facilmente con Garanzia Italia a 250, prezzo che lo mette in diretta concorrenza con Nexus 7 2013, che però ha un hardware leggermente inferiore a questo G-Pad e anche una diagonale inferiore del display, ma che beneficia degli aggiornamenti di Google e di una fluidità, un'ottimizzazione generale migliore. Abbiamo poi in ecosistema Apple il nuovo
iPad mini Retina che ha la diagonale molto simile, 8 pollici, ma che costa parte da 329 euro, nonostante abbia tutti i vantaggi, ma anche le limitazioni del sistema iOS. Ricordiamo inoltre che nessuno dei concorrenti appena citati possiede lo slot di espansione micro SD a differenza di questo tablet. Quindi un tablet che ci è piaciuto particolarmente con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ottimi materiali, ottime prestazioni e ottime implementazioni di LG. E direi che per questa recensione è tutto. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.